Presidente del Consiglio, vado a salutare subito, lo ringrazio per essere nostro ospite questa mattina. Il procuratore nazionale antimafia, Cafiero De Raho. Procuratore, salve, buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno a Allora, lei, grazie. un quarto d'ora, dottore, è un sacco di domande per lei. Innanzitutto prendo spunto proprio dalle parole del Presidente del Consiglio. Il PNRR sono tantissimi soldi, immagino che siano un bel buffet, un boccone ghiotto per le mafie. Sì, sicuramente, però devo anche dire che c'è un monitoraggio estesissimo, larghissimo. E d'altro canto, quel che sta avvenendo tutti i giorni con operazioni, arresti, sequestri che dimostrano quale sia il contrasto alle mafie sul territorio nazionale, ma anche all'estero, grazie appunto alla cooperazione internazionale, credo che dimostri la grande attenzione. D'altro canto, sono stati creati tavoli tecnici fin dal marzo del 2020, che erano appunto proiettati sul momento attuale, proprio per impedire alle mafie di poter divorare anche una minima parte di questo ghiotto boccone che il piano di resilienza e ripresa fa trapelare. È certo comunque che i controlli sono severissimi, lo stesso meccanismo delle segnalazioni per operazioni sospette che riguarda le transazioni sono passate nel 2020 da 100.000 a 110.000 e nei primi mesi del 2021 sono ancora aumentate, il che dimostra qual è il monitoraggio assoluto che viene fatto su tutte le transazioni. D'altro canto anche le verifiche antimafia delle prefetture, al tempo stesso la Certo. collaborazione tra le forze di polizia lo dimostra. Senta, procuratore, ma prevedete una struttura particolare per vegliare, per vigilare su tutti questi soldi per i prossimi anni? La prima attenzione è quella che viene rivolta naturalmente agli appalti, ma ancor prima degli appalti l'attenzione è rivolta alle società che cambiano volto, nel senso di quelle società che evidenziano delle variazioni societarie. Già c'è un monitoraggio proprio su questi soggetti. Le mafie si infiltrano proprio attraverso acquisizioni di questo tipo, cioè Certo. utilizzando strumenti che sono solitamente e tradizionalmente presenti sul mercato e godono il riconoscimento anche qualitativo nel mercato stesso. Ecco perché il primo monitoraggio viene fatto proprio su queste società e naturalmente poi via via che vi sarà una partecipazione agli appalti, vi sarà una grandissima attenzione sui soggetti che parteciperanno e quindi sulle verifiche, sia che faranno i procuratori distrettuali con la Procura nazionale, sia quelle che faranno le forze di polizia con le prefetture che hanno appunto il compito di provvedere alle immediate verifiche con la consultazione delle banche dati del Ministero dell'Interno e dello SDI. Procuratore, come si è comportata la mafia, o meglio le mafie, nell'anno della pandemia? Hanno prestato grande attenzione ai soggetti economici più deboli e in alcuni casi hanno preso anche accordi per poter entrare in quelle attività economiche. Alcune di esse sono state immediatamente evidenziate e questo ha fatto risultare la consumazione anche di reati di usura con successivi interventi da parte della magistratura sulla informativa delle polizie giudiziarie. Non solo, l'altro tema è stato quello degli affari che la mafia ha tentato di portare avanti attraverso importazioni di dispositivi di protezione individuale o altre necessità che appunto il Covid ha determinato con acquisti dall'estero, dalla Cina o da altri paesi, anche attraverso l'intervento di società costituite in paesi al di fuori dell'Europa per rendere ancora più difficili i controlli. Eppure, numerose transazioni di questo tipo sono state rilevate anche grazie alla combinata azione dell'Agenzia delle Dogane che riesce ad avere rapporti internazionali con le altre agenzie delle dogane, quindi anche in paesi che offrono minore cooperazione e collaborazione giudiziaria di polizia Certo. che con la Guardia di Finanza. Senta, dottore, il malcontento sociale, la vulnerabilità economica sono chiaramente un tessuto vulnerabile senza dubbio, ma anche molto appetitoso per le mafie.
Certamente, infatti questo è stato l'altro campo sul quale si è riversata grande attenzione, il consenso sociale che di volta Ecco. in volta le mafie tendono ad acquisire proprio dando sostegno alle famiglie più bisognose, quelle che soffrono un disagio sociale. Ecco, nei quartieri più poveri questa azione, come dire, di acquisizione del consenso è stata fortemente sviluppata, ma è stata anche rilevata e contrastata. E devo dire che in quel periodo, laddove vi è stato il lockdown totale, le associazioni di volontariato, quelle della Chiesa, hanno avuto un grandissimo dinamismo che ha consentito comunque, anche attraverso l'intervento della polizia sul territorio, polizia, carabinieri, guardia di finanza, di impedire alle mafie quella moltiplicazione del consenso sociale che poi è alla base del reclutamento e delle coperture che spesso le mafie godono nei quartieri più poveri. Allora, dottore, c'è un'altra inchiesta delle ultime ore che è molto importante. A proposito, diciamo, di estremismi, questa volta l'estremismo di destra. La polizia ieri che ha fatto queste perquisizioni su tutto quanto il territorio nazionale, tra l'altro un'operazione che è stata coordinata proprio da voi come procuratore, come Procura Nazionale Antimafia. Allora, direi di vedere insieme questo servizio per capire l'importanza di questa inchiesta e poi la commentiamo. Il Duce è rappresentato in ogni forma, su foto, poster, bandiere, perfino su bottiglie di vino e poi altri simboli del nazismo e fascismo. Sono i tantissimi oggetti trovati durante le perquisizioni della Digos di 18 città nei confronti di 30 persone indagate per il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista. La violenza era il loro metodo di lotta politica da portare avanti contro ebrei, islamici, migranti e altre etnie attraverso la propaganda condotta online e con le messaggistiche dei cellulari. Avevano anche armi di ogni tipo. Ho sempre gli anelli alle dita e il manganello dietro, ora oppure un macete, scriveva uno dei sodali in chat. Le indagini della Procura dell'Aquila erano partite nel 2019 su alcuni abruzzesi e si sono poi estese a tutta l'Italia. Avevano formato un movimento criminale, Ultima Legione, definendosi apertamente fascisti e celebrando Mussolini anche pubblicamente ogni anno a Predappio, in riunioni documentate dagli agenti. Nostalgici dell'età imperiale, istigavano all'odio sempre e comunque. Di fronte alla colonna di camion che lo scorso anno portavano le bare dei morti per Covid da Bergamo alla cremazione, parlavano dei forni crematori come un giusto mezzo, esaltando Hitler, il nazismo e l'Olocausto. Manuela Aiati, Sky TG24. Allora, dottore, in pratica volevano costruire una struttura politica che si richiamava all'ideologia fascista. In questo contesto anche di vulnerabilità, di fragilità del tessuto economico-sociale, quanto c'è spazio anche per questo tipo di estremismi? Questo è stato detto proprio nel corso delle manifestazioni pubbliche violente che tendevano a criticare le misure del governo, chiedevano i commercianti, i titolari delle attività economiche che si riaprissero tutte le attività. Ebbene, nell'ambito di quelle manifestazioni particolarmente affollate, vi erano soggetti, gruppi che usavano violenza e strumentalizzavano quelle manifestazioni per il conseguimento di obiettivi diversi. E d'altro canto, quello che era stato letto fin dal primo momento, distinguiamo coloro che legittimamente esprimono il loro dissenso in forma pacifica da tutti coloro che invece si muovono in forma violenta. Ecco. E attraverso questa indagine, ma anche attraverso il monitoraggio di tante altre attività, si evidenzia come i gruppi di eversivi della destra violenta o della sinistra violenta, o anche i gruppi anarchici insurrezionalisti, si sono infiltrati via via in quelle manifestazioni per strumentalizzarle e conseguire gli obiettivi ulteriori. Nel caso di specie, sostenere ancora di più il dissenso e soprattutto dare ampio sfogo alle manifestazioni violente. E le armi che sono state rinvenute lo dimostrano, alcune
di esse sono armi da fuoco, altre invece sono bastoni ferrati o altri strumenti proprio di lotta corpo a corpo, quella che viene utilizzata nelle manifestazioni pubbliche come quelle che si sono verificate nel corso del tempo. E su questo anche, devo dire, vi è stato un amplissimo monitoraggio. È un monitoraggio che avviene soprattutto sul web, perché oggi è il web purtroppo Eh sì. lo strumento di comunicazione e su questo bisognerebbe avere un maggiore intervento, una maggiore sensibilità a livello europeo, ma direi a livello globale. Ne ho parlato proprio ieri all'ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, laddove ho sottolineato come sia importante che il globo intero si attivi perché il web venga controllato, perché vi sia un maggiore accesso ai dati digitali, in quanto oggi il crimine organizzato, sia mafioso che terroristico, utilizza il web come strumento di comunicazione. Quindi WhatsApp, Instagram, ma anche altre forme di comunicazione che costituiscono una base difficilmente accessibile. In questo la Digos, la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, come la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha uno specifico diciamo, compito di monitorare il web anche a seguito della legge contro il terrorismo del 2015, esercita un controllo veramente amplissimo ed è quello che fa emergere tutto ciò che sta avvenendo non solo nel mondo anarco-insurrezionista, ma anche nel mondo delle versioni di destra e di sinistra. Allora, insomma, procuratore, il web che può diventare una piazza sostanzialmente per le mafie e sicuramente è un'occasione la rete per fare proselitismo, per reclutare. Eccoci qui, un esperto tra l'altro di web, il nostro Alberto Giuffrè. Eccoci Alberto, siamo da te. Eccoci Tonia, buongiorno. Sì, tra le frasi di questa operazione che troviamo sui giornali perché hanno fatto molto clamore, c'è cioè quella le armi si trovano, appunto il blitz antifascista in varie città italiane. Lei giustamente, procuratore, parlava di un approccio internazionale nella lotta alla criminalità sul web, ma quali sono gli strumenti legislativi di cui avete bisogno in concreto per fronteggiare questa criminalità? Ecco, l'accesso ai dati digitali. Pensi, il 5G renderà ancora più difficili le intercettazioni e quindi, a meno che non si riesca ad arrivare ad un accordo con i prestatori dei servizi, con coloro che li gestiscono, al momento, si proietta una difficoltà investigativa, sicuramente insuperabile, a meno che non intervenga una norma a livello europeo o addirittura a livello mondiale, il che sarà più difficile prima che le Nazioni Unite riescano ad accordarsi su questo punto, ma sicuramente a livello europeo, laddove è già avanzata una proposta di questo tipo, proprio per consentire che la sicurezza democratica dei paesi venga garantita anche attraverso questi controlli. È certamente un momento, direi, di grande difficoltà Eh sì. quello che determina l'utilizzazione di questi strumenti. Molto spesso vengono utilizzate canali di comunicazione criptati, canali di comunicazione ai quali è quasi impossibile addivenire se non attraverso uno studio, un approfondimento di tipo tecnologico, scientifico molto ampio. Così come è avvenuto per alcune chat nell'ambito di canali di comunicazione che riguardavano l'Ndrangheta o anche Cosa Nostra, che hanno determinato la ricostruzione di traffici criminosi disseminati sull'intero globo. Ma questo grazie ancora una volta alla cooperazione fra i vari paesi, in cui appunto l'Italia ancora una volta è protagonista per la specializzazione che oramai ha acquisito negli anni nel contrasto alle mafie. E devo dire che è riconosciuto a livello internazionale, dottore. Senta, un altro tema dove il luogo dove le mafie mettono le mani sono gli immigrati, il traffico clandestino di immigrati. Allora, velocemente con Alberto Giuffrè andiamo a vedere qualcosa sui giornali proprio su questo perché c'è stata un'importante visita, dottore, in Tunisia, a Tunisi con la nostra ministra Lamorgese. Eccoci qui a proposito di sbarchi.
Sì, se ne parla molto sui giornali della visita della ministra Lamorgese a Tunisi con aiuti e rimpatri più flessibili alla base dell'accordo, e poi ci sarà il vertice europeo molto importante di lunedì per l'accordo sui ricollocamenti. Tra il retroscena si parla appunto di Parigi e Berlino che si dicono disponibili insieme a Roma ad accogliere migranti, ma appunto, procuratore, quali sono i rischi che si prospettano nei prossimi mesi per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti e la possibilità che le mafie sfruttino questo fenomeno? L'immigrazione è un problema quando avviene in modo clandestino, così come sta avvenendo in questi ultimi tempi, e soprattutto direi il rischio maggiore è quello del terrorismo. Proprio il canale che proviene dalla Tunisia è quello che determina il maggior pericolo sotto questo profilo. D'altro canto non dimentichiamo che colui che è stato protagonista dei fatti di Nizza nel novembre 2020 era, sì, appunto un soggetto sbarcato sulle coste agrigentine che proveniva dalla Tunisia. E con la Tunisia abbiamo però un rapporto internazionale particolarmente frequente, costante direi anzi, attraverso il quale il monitoraggio e il rilevamento comune del rischio terrorismo è portato avanti di comune conoscenza, con una condivisione dei dati. Quindi diciamo che il problema immigrazione in questo caso si accompagna al maggior rischio di rientro di foreign fighter che ancora esiste. Il numero era altissimo e una minima parte è rientrata, e ancora si attende un rientro degli altri eventualmente, e questo determina un grande pericolo. Grande attenzione. Dottore, ho ancora due domande per lei e poi ci dobbiamo salutare. Innanzitutto, l'agenda politica, quanto mette, in particolare di questo governo, quanto mette in alto la questione della lotta alla criminalità organizzata? Tra qualche giorno, domenica, l'anniversario della strage di Capaci, l'anno prossimo saranno 30 anni dalla morte appunto di Falcone e di Borsellino. Insomma, sono anni importanti questi nella lotta alla criminalità organizzata. Sono anni importanti, come lei dice, sicuramente sono anni che richiedono un maggiore contrasto, anche perché le mafie via via innalzano il livello di infiltrazione nell'economia e quindi ampliano la loro presenza, determinando un inquinamento profondo, ed è quel che bisogna evitare proprio in un momento come questo, laddove certamente la priorità deve essere data alla ricrescita, alla ripresa del nostro paese. Un'attenzione però deve essere anche riservata necessariamente alle mafie, e una disattenzione su questo fronte determina un'ulteriore crescita, perché laddove non c'è attenzione o c'è indifferenza, le mafie si sentono legittimate a proseguire nella loro strategia, quella di infiltrazione appunto nell'economia. Devo dire che dal punto di vista legislativo c'è stato qualche problema, innanzitutto con la stessa legge che è di attuazione dell'operatività del procuratore europeo, laddove non è stato previsto un coordinamento con il circuito giudiziario antimafia, il che determina oggi delle problematiche di condivisione, ma al tempo stesso anche di perfetta descrizione dei campi di operatività. Chiaro. E questo oggi lo si sta facendo grazie anche a un accordo che sarà firmato da me con il procuratore europeo fra qualche giorno presso la Procura Generale della Cassazione. Ma secondo lei il comparto mafie per il governo Draghi è abbastanza in alto, diciamo, la lotta alle mafie? Veloce, veloce, procuratore. Devo anche dirle che il 23 maggio interverranno il Presidente della Repubblica, il Ministro dell'Interno, sì, il Ministro del Sud, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Istruzione. Quindi diciamo che la partecipazione è visibilmente chiara. Purtuttavia direi che in questo momento un'attenzione specifica che emerge anche dagli atti legislativi non c'è. Al tempo stesso però
devo pure sottolineare che il presidente Draghi è colui che, quando era governatore della Banca d'Italia, disse nella propria relazione, ed è stato l'unico governatore della Banca d'Italia a dirlo, che le mafie costituiscono la zavorra del Sud e sono il motivo dell'arretratezza del Sud. E questo era riportato nella relazione, se non ricordo male, 2011-2012, o addirittura il 2010, che per la verità dimostrava come vi fosse una grandissima sensibilità. E la stessa sensibilità poi si riversa, però devo dire, nell'ambito della spinta che hanno i vari ministeri che sovrintendono la sicurezza a costituire protocolli e altre attività. Quindi, se dal punto di vista legislativo non emerge, però è anche vero che dal punto di vista operativo vi è invece una grande attenzione. Ok, perfetto. Procuratore, la ringrazio. Grazie molto per queste considerazioni, per queste sue riflessioni. Grazie al Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho. Buona giornata grazie e buon lavoro. A lei. Buongiorno. Grazie. Allora, vi devo salutare.